Bentornati. Salve a tutti di nuovo. Terzo episodio. Tommaso Gollini, finale di Stato. Permian Rockwell, going to state. Lo volevo dire da tanto. Diciamo che questa musica concilia anche questo tono. Un po', vabbè, un momento importante della stagione, la finale dello stato del Texas. Questo è lo stato dei Cowboy Dallas. E siamo pronti a partire. Tutto lo show, il pre-show. Ovviamente ve lo facciamo gustare. Guardate fino in fondo. Guardate che stadio gremito. Diviso esattamente a metà con i colori delle due scuole. Si inizia, si parte subito. Si esce dall'Adol per una corsa centrale. Allora, in settimana si è molto parlato del futuro di alcuni di questi giocatori, dei fratelli Holmes, del Gollini, dei migliori prospetti della Permian. Pare che il Gollini abbia già firmato una lettera di intenti per Alabama. Hanno provato altre università di nuovo. Ecco, forse adesso si corre una traiettoria. Dicevo, hanno firmato diversi, abbiano già firmato anche se non si può prima per fine di stagione. Ecco, vediamo questo che sta seguendo i Gollini, arretra, trova una traccia lunga, niente, incompleto. C'è pressione perché ovviamente giunti a questo punto dopo 10 anni ti si aspettano il tiro. Di nuovo un lancio, siamo al primo 3.49, poi riprenderemo il discorso sulla lettera di intenti del Gollini che pare abbia già avuto solo ascoltare Alabama, non so se ci sia l'SU, North Carolina, Georgia Tech, sì. Da tempo anche, perché questa è una voce che gira già da sì, un po'. Sì, finalmente trova una traccia esterna per portarsi a completare il primo down, si corre molto, anche per non mettere pressione a Gollini, perché anche questa difesa è nota per il suo abilità nel pass rush, fa un po' più schifo sulle corse, vediamo infatti questa è una corsa interna, un buon guadagno. Ma questo l'avevamo già scoperto. Che la corsa. Sì, il Gollini pare abbia detto che non è felicissimo di lasciare il campo ai compagni, però tracce lunghe esterne, diciamo di sì, diciamo che uno che è sicuro dei suoi mezzi, uno che pare abbia detto che guardate una traccia profonda, però era peccato incompleto. Peccato, però guarda profonda. Aveva trovato. Che braccio soprattutto, diciamo che non, uno che ha detto non ha paura di fare di essere la terza stringa all'università dell'Alabama pur di giocare con la Crimson Tide, e qui vuol dire che è fortemente convinto delle sue possibilità. E poi adesso mezzo, vediamo il tiro a rete, rimane nella tasca, trova subito, finalmente riesce a collegarsi con i suoi ricevitori. Appunto, di nuovo un primo down, dicevo, nei suoi mezzi, nelle sue possibilità, perché vuol dire che presume di poter riuscire a primo giocare. Primo e 10, 2 minuti sulle 30 degli avversari, di nuovo una traccia collega. Ah, peccato, no. Troppo. Peccato perché sì. Il collegamento c'è stato. Secondo e 10 si corre. Ovviamente si cerca di guadagnare almeno lo spazio per un field goal eventualmente. Nell'eventualità. Sì. E c'è una postura particolare allo stadio, siamo in mezzo, vabbè. C'è questo silenzio. Questo rumore di fondo che però in fondo non è un grande tifo. Sono tutti sospesi. Sì, si aspetta, almeno per sul ruolo. Terzo e 7, si lancia, si prova a chiudere il down, all'inizio si parla al calcio, siamo sulle 25-26 anni. Invece trova, guardate che trova! È un TD pass. Ha chiuso? No, first and goal, è corto, non è un TD pass, no. È un corto. First and goal si Ma corre per ovviamente. Per quanto? Esattamente? Ah, guarda, siamo sulle... Per una yarda. Sì, siamo sulla... Primo gol, la corsa interna abbastanza facile. Chiuso. Era abbastanza scontato, insomma. Vanno che su 7-0 e il sogno si fa. 7 punti più vicini. E qui, siamo passati subito al secondo esatto, quarto. E qui il sogno va in parità. Sì. Subito. Subito gli avversari chiudono. Siamo sul secondo e 11. Vediamo la rete, rimane nella tasca, cerca. Una traccia certo, centrale. Cosa trova? Di nuovo fermati ad un passo dal. Ad un passo dal touchdown. Sì, primo e gol. Si può pensare comunque di nuovo per una yarda. Effettivamente vabbè, scoccia comunque un po'. Comunque il Gullini sta facendo a fette la difesa. Chiamo un audible, vediamo un po' per spostare la linea. Corsa interna, eccole qua, di nuovo chiuso. 14-7. Siamo passati all'inizio del quarto quarto, 20-7. Permian cerca di chiudere. Sul terzo gol, cerca di mettere, sappiamo tutte le tracce vanno verso la destra, mi esce dalla tasca, guardate cosa trova. No, un incompleto trova. Terribile. Però bello il movimento. Sì. Roll out. Molto.
40 secondi, 23 a 20. Questo vuol dire che con un vantaggio di sostanziale, insomma, sono riusciti a farsi avevano, montare. 13 punti, sono si inginocchia e qui a farsi chiude la partita. Montare. E adesso inginocchiamenti di tutto. Sì. E diciamo 35 che... secondi, basta far inginocchiarsi e far trascorrere il tempo e la Permian. Ecco, adesso si fa scorrere il tempo e i ragazzi possono festeggiare il ritorno del titolo. Sì. Si chiama uno schema di corsa, ma del tutto inutile, si va sulla linea. Vediamo se il domino può partire. Sì, adesso si fanno queste... Si fa correre il tempo, si è giù. Queste cose molto di mancano vito. 25 secondi e poi il titolo. Permia sì. Wind State dopo sì. 15 anni. 20, 19, 18. I ragazzi sono inginocchiati per motivo. Vediamo se i il domino fa partire. Stanno fremendo. Io fa partire ne lo sono snap. Oppure che no? Stanno fremendo. Dal desiderio 9, di correre 5, 4, 3, a mani alzate 2, per il campo. 1. Fa partire lo stesso una corsa giusto senza per chiudere la partita. Se ne va libera e chiudono giusto per chiudere per il down. La partita, è finita. Grandissimi. Tommaso Collini ha fatto ha realizzato un sogno per questa città. L'incredibile è avvenuto. Ecco, potete guardare da voi il risultato. L'incredibile è avvenuto. La Permian School 20, torna al titolo per 23 a 20. 20. Il lungo breccio di Tommaso Collini li ha condotti alla terra promessa. Guardatelo, per riflessionare questo lungo passaggio. Qui possiamo essere sicuri anche noi che qualsiasi cosa sceglierà, qualsiasi università sceglierà, sceglierà. Guardate questa fermata sulla linea. Si farà notare. Sì, grande secondo Tommaso, un applauso. Scelta. Guardate, questo ragazzo con la maglia bianca e nera dei Mojo. Adesso ci sarà un appuntamento molto importante per la sua vita. Guardato, 7 su 14 non è stato però 176 yard. C'è chiunque, c'è il Gota, Georgia Tech, Pittsburgh, Nebraska, Cincinnati, c'è il Gota. Anche il sec, questo credo che 15 yard sia un sec. Sì. Prospetto 5 stars. Ragazzi, ci rivediamo per una puntata in cui vedremo la scelta dell'università. A presto allora. Ciao!